11 maggio 1960, agenti del Mossad rapiscono Adolf Eichmann a Buenos Aires, dove si era rifugiato nel 1950 con il falso nome di Ricardo Clement. Eichmann, che da ufficiale delle SS era stato il responsabile logistico delle deportazioni di ebrei sotto il regime nazista, viene trasportato segretamente in Israele, dove viene processato. La linea difensiva di Eichmann durante il processo sarà impostata nel descrivere se stesso come un insignificante burocrate, un mero esecutore di ordini. Condannato a morte, Eichmann verrà impiccato nel carcere di Ramla il 1 giugno 1962. Venne cremato e le ceneri disperse nel Mar Mediterraneo, fuori dalle acque territoriali israeliane. Che,